Venerdì 26 febbraio l'associazione Ci vediamo da Margherita ha presentato a Catanzaro il primo book sharing della città, definito una sfida di civiltà. La conferenza stampa è stata pensata dagli organizzatori per spiegare al meglio come funzionerà quest'idea sottesa dalla condivisione della passione per la lettura e per i libri e dalla passione per la condivisione delle risorse e dei saperi. L'idea di base è quella di liberare nell'ambiente urbano testi e libri affinché possano essere ritrovati e quindi letti da altri che eventualmente possono commentarli e farli proseguire nel loro viaggio. Tutto ciò sarà possibile grazie all'installazione di 15 librerie poste in altrettanti luoghi della città, da nord a sud, dagli esercizi commerciali maggiormente frequentati gli spazi pubblici di particolare interesse. Allora, oggi abbiamo inaugurato il primo book sharing di Catanzaro, un'iniziativa pensata e realizzata dall'associazione Ci vediamo da Margherita, nelle persone dei suoi componenti. È un'iniziativa pensata 2 mesi fa. In che cosa consiste? È un'iniziativa che ha già trovato applicazioni in tantissime altre città in Italia, ma non solo. Sostanzialmente abbiamo raccolto, grazie alla donazione da parte dei cittadini catanzaresi, ma non solo, perché tantissimi altri libri sono arrivati anche da fuori sede, circa 700 libri. Adesso questi 700 libri verranno installati in ben 20 librerie distribuite su tutto il territorio cittadino, affinché i cittadini catanzaresi e comunque chiunque voglia possano leggere questi libri, prenderli, scambiarli, lasciarli, insomma, c'è una regola, non ci sono regole. L'importante è che questi libri e le storie che hanno da raccontare vengano messi in circolazione. Il book sharing consiste proprio in questo: mettere in circolazione, in questo caso nell'ambiente urbano, nella città di Catanzaro, testi e libri affinché possano essere condivisi. È un'iniziativa ovviamente dal forte carattere sociale, dal forte carattere culturale, e vogliamo come associazione e anche come parte di impegno politico, appunto di impegno sociale, cercare di raccontare quello che noi forse oggi denunciamo, cioè la mancanza di esempi. I libri hanno tantissimi esempi, tantissime storie da raccontare, tantissime sensibilità da tirar fuori, e in un momento come questo crediamo che sia veramente importante. I dati rispetto a quella che è la capacità di lettura, rispetto a quelli che sono anche i libri venduti negli ultimi decenni registrano sempre segni negativi. Noi vogliamo mettere in circolazione invece delle vecchie abitudini grazie alle quali forse sarebbe possibile, sarà possibile costruire un futuro e un domani che noi ci auguriamo diverso